Cominciamo questa seconda parte, siamo molto lieti di avere tra noi Warren Mosler, ideatore, fondatore, chiamiamolo come vogliamo, della Modern Money Theory, ospite qui da noi a Sottosopra, e per una breve intervista che durerà un'oretta prima di passare poi al dibattito tra Randall Ray e Sergio Cesaratto. Io gli farò alcune domande che abbiamo preparato insieme al gruppo di Rete MMT. E cominciamo con la prima. In Italia si parla ovviamente della, diciamo, della spesa pubblica italiana, del debito eccessivo troppo alto. Naturalmente la Modern Money Theory mette al centro della sua analisi il ruolo dello Stato e rovescia molte impostazioni mainstream secondo cui il deficit fa male. Okay? Quindi una di queste posizioni è rappresentata da Carlo Cottarelli, ex funzionario del Fondo Monetario Internazionale, spesso ospite in televisione e accreditato in Italia come possibile candidato premier, il quale dice che non è possibile crescere, far crescere l'economia con, lui dice, i soldi pubblici, credo che intenda la spesa pubblica. Ecco, allora la domanda che io faccio a Warren Mosler è che cosa rispondi a Cottarelli? Ok, ripeto la domanda in inglese, poi avremo la sua risposta e la traduzione in italiano. Carlo Cottarelli, former IM functionary and possible prime minister candidate in Italy, says that it's not possible to grow with public money, and I think he means public spending. Public deficit spending. What do you answer? Okay, so when you have public spending, quando avete spesa pubblica, perhaps deficit spending, but any public spending, spesa pubblica in deficit, ma in realtà qualsiasi tipo di spesa pubblica, that is accounted for as GDP growth. Viene contabilizzato come PIL. When it's spent on goods and services. Quando è speso in servizi e in merci. And if you increase it, then it grows. E se voi l'aumentate, aumenta. So it's hard for me to understand exactly what the question is, and the question gets asked a lot, it gets put to me quite often. Sì, quindi è un po' difficile per me capire quale sia la domanda. Ed è una domanda che mi viene posta piuttosto spesso. So it's impossible to answer without the person here to qualify what he's asking. Quindi è abbastanza difficile rispondere senza avere la persona qui presente. Okay. 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 Right. Sorry. Okay. Sempre sul deficit, ci sono commentatori in Italia che quando si parla di politica economica e quindi le solite richieste da parte della Commissione Europea di rientrare nei conti, di non fare deficit, eccetera, citano casi di paesi che hanno avuto difficoltà con la crisi che è seguita al crack del 2008, come la Spagna e il Portogallo, e dicono di Spagna e Portogallo che dovrebbero essere esempi per noi perché sono riusciti a crescere applicando le politiche di austerità, quindi l'austerità avrebbe aumentato il prodotto interno lordo. È così? Okay, so I sent you the charts. Can you put those up there? I can try. Or I can tell you about them. Yes. Okay. So I put up the charts for Spain, and you can see the economy was growing before the crisis at around 4% or so. And then the crisis hit and growth dropped way down. Wait a second. Okay, just a second, try to turn. You're trying to project. È andato? Dov'è che è? Deve scaldare la roba. Ah, è quello, ok. Ok, let's try. Oh, it's just warming up. Ok. It's
quite slow, eh? Sì, sì. Ok, andato. Adesso va. Ok. Okay, so let's look at the next chart. Microfono. Warren, take the mic. On the mic. Okay, so we have Spain is growing before the crisis somewhere around 4%. Allora, prima della crisi la Spagna stava crescendo intorno al 4%. And we had the growth rate was bringing down the deficit because taxes go up and transfer payments go down, employment goes down. Quindi il deficit in realtà non era molto alto. And then we had the crisis. Abbiamo avuto la crisi. And you can see that growth started to recover after the budget deficit went to maybe 11% of GDP. Ed è chiaro che c'è la crescita ha ripreso dopo che lo Stato ha fatto un deficit di oltre 11%. Okay, the deficit stayed high. Il deficit è rimasto alto. Okay, and then a little bit later, the economy starts to grow again. E dopo un po' l'economia ha ricominciato a crescere ancora. And then more recently, from 2016, it's starting to slow down. E più recentemente, dal 2016, ha cominciato a diminuire. As, can't reach that. As the deficit keeps coming down, the economy is slowing down. Con il deficit che è diminuito, anche l'economia ha cominciato a rallentare. So it looks to me, if anything, a me sembra, the data can be indicating that it takes a higher deficit to get higher levels of growth. A me pare che questi dati mostrino che per avere più alti livelli di crescita sia necessario avere più alti livelli di. And as the deficit comes down, it's working against growth. E che quando il deficit invece diminuisce, la crescita ha un impatto negativo. To the same point. Yeah, we can make progress a little bit slower. To the same point. Allo stesso punto. If you were to proactively increase the deficit by either increasing spending or cutting taxes. Quindi, se allo stesso punto voi volete aumentare il deficit, sia aumentando la spesa pubblica, sia diminuendo le tasse, every economist who's paid to be right, not the propaganda spreaders, qualsiasi economista che è pagato per aver ragione e non qualche burattino della propaganda, would forecast higher growth and lower unemployment. Prevederà di avere una più grande, un aumento della crescita e una diminuzione della disoccupazione. So from where I come from, there's no dispute that it's the opposite of what they're saying. Quindi da dove vengo non c'è alcun problema, non c'è alcun dibattito sul fatto su quello di cui stiamo parlando. Ok. Più. Allora, altra domanda sulle imprese multinazionali. Le multinazionali in generale, i capitali che investono in diversi paesi, delocalizzano dove il lavoro costa meno e dove lo Stato impone tasse più basse. Allora la domanda è: possono questi fenomeni di delocalizzazione dei capitali ostacolare la politica di un governo dotato di sovranità monetaria? Do you need the translation? No. You have got the question. Okay, so here I say no, it's more correct to say the opposite. No, anzi è più corretto dire esattamente l'opposto. When you have outsourcing and other efficiency gains, quando avete outsourcing e altre dinamiche di efficienza, which cause the private sector to need to employ fewer people, che portano le imprese a dover assumere meno persone, that means taxes can be lowered. Questo vuol dire che le tasse possono essere inferiori. Or public services or transfer payments increased. O la spesa per
il settore pubblico e per i trasferimenti. Without adding pressure to inflation from excess spending. Può aumentare senza che si creino pressioni inflazionistiche. Okay, still about this, why do you think countries compete between each other to attract foreign direct investment? Perché pensa che i paesi competono tra loro per attirare gli investimenti dall'estero? I think it's due to an incomplete understanding of monetary operations and what their actual options are. Penso che sia dovuto a una comprensione incompleta delle operazioni monetarie e di quali siano le opzioni che i paesi hanno. So in 1999, quindi nel 1999 per esempio, the United States had the highest foreign direct investment in the world. Gli Stati Uniti hanno avuto il più alto livello di investimenti diretti esteri nel mondo. And it certainly was not competing for it. E sicuramente non era in una dinamica di competizione per ottenerli. It had probably some of the highest wages in the world, so it wasn't competing with wages. Aveva dei livelli salariali tra i più alti al mondo. Had a massive trade deficit, $400 billion, back when that was a lot of money. Aveva degli enormi deficit commerciali e allora erano veramente veramente alti. But it had nearly full employment. Unemployment was under 4%. E aveva quasi la piena occupazione, la disoccupazione era meno del 4%. It was a good place to make money, for business to make money. Era un ottimo posto per far soldi, per le aziende, per far profitto. And that's what ultimately attracts foreign investment, a good place to make money. E alla fine è questo che attrae gli investimenti esteri. Ok. Allora, un altro diciamo incubo degli italiani è che si dice che se un paese come l'Italia decidesse di riacquisire autonomia e diciamo così sovranità monetaria e applicare principi base su cui si fonda la Modern Money Theory, farebbe, si dice, la fine del Venezuela. Quindi questo è l'incubo. This is the nightmare of the Italians. If you get out of the Eurozone, you recover the sovereignty, monetary sovereignty, you end up with like Venezuela. So you'd be forced to speak Spanish? Is that the nightmare? Quindi questo vorrebbe dire che sareste forzati a parlare spagnolo. We already understand each other, Spanish and Italian. Oh, so it's not so bad. Okay, so look. What MMT says, that MMT doesn't actually say anything, but I'll say that. Okay, quello che la MMT dice, anche se alla fine la MMT non è che dice qualcosa riferito specificatamente a questo, ma lo dico io. Any nation that enacts the exact same policies as Venezuela should expect the same outcome. Qualsiasi nazione che adotta le stesse politiche del Venezuela dovrebbe aspettarsi le stesse conclusioni. Okay, and I've yet to hear anyone propose for Italy anything like what's been enacted in Venezuela. E non ho sentito nessuno proporre per l'Italia quello che sono state le politiche applicate in Venezuela. Yeah. So okay, which kind of policies you think they did wrongly and they created inflation in Venezuela, hyperinflation in Venezuela? Quali sono le politiche che secondo te hanno portato all'inflazione elevatissima in Venezuela? Well, I don't have first-hand information. I have been there and you don't get good information. Non ho informazioni di prima mano, dirette. Ho delle informazioni che ho ottenuto indirettamente, quindi la qualità di questo tipo di informazioni non è sempre altissima. But I do have some information. Però ho qualche informazione. So I googled Venezuela corruption. Quindi ho cercato su Google Venezuela e corruzione. And the first story that comes up. E la prima storia che salta fuori. Some person was arrested in Miami. È che qualcuno è stato arrestato a Miami. Who had somehow gotten $2.4 billion worth of dollars out of Venezuela.
che in qualche modo è riuscito a fare uscire 2,4 miliardi di dollari dal Venezuela. And invested it in Miami. E li ha investiti a Miami. And he was accused of money laundering. Ed è stato accusato di riciclaggio. Which means somehow he got his hands on that many bolivars, which I don't know how many zillion bolivars that is. Che vuol dire che ha messo le sue mani su così tanti viali. Through the banking system. Tramite il sistema bancario. What do you mean by bolivar? That's the currency. Ah, Bolivar! Bolivar! E Boulevard sembrava... Boulevard. Okay, ho sbagliato a tradurre. Bolivar! Parli okay, troppo francese. Sì, Boulevard, sono mezzo francese, scusate. Quindi sostanzialmente, rifacciamo, no? Che questa persona ha messo così tanti soldi, ha messo le mani su così tanti Bolivar, ok? Yeah. Through some form of corruption in the banking system, maybe it's loans to insiders or state-owned enterprises, I don't know how we got it. Tramite qualche forma di corruzione nel sistema bancario, boliviano. Sells them on the foreign exchange market for dollars. Quindi dopo ha venduto questi bolivar sul mercato delle valute per ottenere dollari. And buys property in Miami. E poi ha comprato proprietà a Miami. That's just one person. E questa è solo una persona sola. Okay, the government is full of that. E il governo, lo Stato è pieno di questo tipo di storie, di personaggi. Okay, and so they're driving the currency down. E quindi questo tipo di dinamiche porta il tasso di cambio della valuta a diminuire, a deprezzarsi. Okay, and so imported prices go up. E quindi i prezzi dei beni importati aumentano. They've had a collapse of their normal production in Venezuela. Poi hanno avuto anche un collasso della loro produzione normale interna in Venezuela. Again, largely because of the corruption. Ancora una volta probabilmente legato alla corruzione. And that's one way you get inflation. E questi sono uno dei modi con cui potete ottenere inflazione. More important. Ancora più importante. We know there's very high unemployment in Venezuela. Noi sappiamo che in Venezuela c'è un gran livello di disoccupazione. So we know the problem is not excess demand that used up the resources. Quindi noi sappiamo che il problema non è un eccesso di domanda interna. I've been, you know, in the markets for 45 years now. Sono stato sui mercati per ormai 45 anni. And yes, you can cause inflation by overspending and with too much deficit spending. It's possible. Certo, si può creare inflazione aumentando troppo il deficit pubblico, aumentando troppo la spesa nel sistema. And I could do it if you asked me to run the government. I could spend enough to create inflation. Sì, sicuramente posso farlo anch'io se mi chiedete di gestire il governo. But I've never seen it happen in my 45 years in financial markets. It's all the inflation is always from something else. Ma personalmente non ho mai visto questa cosa avvenire. D'abitudine l'inflazione viene sempre da altre fonti. Okay, so Turkey for example has 25% inflation. La Turchia per esempio ha avuto il 25% di inflazione. Headline unemployment's 8% and the real unemployment might be 15 or 20. Diciamo la disoccupazione data dalle statistiche all'8%, la disoccupazione vera molto più alta probabilmente al 17%. The inflation is not from overspending, it's from something else. And the inflation? It's not from overspending, it's yeah, from something. Yeah, but what was the rate of? Oh, and the rate of inflation was 25%. E l'inflazione era al 25%. Yeah, and so it's not from overspending, it's from something else. E quindi c'è inflazione, ma non da una spesa eccessiva. And if anybody's here from Turkey, maybe they could tell us about that kind of transmission from the banking system to the foreign exchange markets that's probably causing the inflation, probably through state-owned enterprises, state-owned banks. Sì. Quindi se c'è qualcuno qua che viene dalla Turchia, magari ci può raccontare di questa cinghia di trasmissione che va dal settore bancario al tasso di cambio, quindi al mercato delle valute, e che poi crea inflazione. When I was trading in the 1990s, quando stavo facendo trading negli anni 90, every few years, Paribas, the French bank, ogni qualche anno, Paribas, una banca francese, would write off $5 billion in losses, which was an unheard of number back then. Che
faceva un qualcosa come 5 miliardi di perdite in dollari, che allora erano un numero enorme, veramente enorme. How could they possibly make that many loans to somebody who wouldn't pay it back every 4 or 5 years, right? Come diamine è possibile fare così tanti crediti, così tanti prestiti sbagliati a gente che dopo non ripaga il proprio prestito in soltanto 4-5 anni? Again, money laundering that drives down the exchange rate that causes inflation. Ancora una volta, una forma di riciclaggio, laundering penso che sia riciclaggio. Di riciclaggio, comunque un uso improprio del credito che porta che poi si riflette sui cambi. Okay, so anyway, it's very rarely overspending, is what I want to say. Che però ancora una volta il mio punto è che è molto raramente l'eccesso di domanda a creare l'inflazione. E questo è il mio punto. Yeah. Okay. Collegato con questo punto su corruzione, se lo Stato può emettere tutta la moneta di cui ha bisogno, come si può prevenire l'abuso di questo potere da parte dei politici al governo? Come si può prevenire fenomeni di corruzione in un caso, diciamo, penalmente rilevante, ma anche un'eccessiva indulgenza verso gli evasori fiscali o semplicemente le regalie, i regali dei politici sotto elezioni a cui non corrisponde alcun piano di politica economica vera e propria? Do you need to translate? No, yeah. It's okay. Well, I didn't realize you were going to be talking about the United States. No, I'm talking about Italy. I'm talking about. No, that's my. non pensavo che stesse parlando, che andremo a finire a parlare degli Stati Uniti. You know, that's life on planet Earth. We've been fighting corruption for a long time. Questa è la vita sul pianeta Terra. Abbiamo combattuto l'inflazione per lungo tempo. La corruzione. Yeah. Corruzione. Yeah. You have been fighting corruption. Yes. Yeah. Tu hai detto inflazione. Ah, sì, sorry. Yeah, we've been fighting corruption for the entire existence of mankind, all the way back through the Bible. Abbiamo lottato contro la corruzione da quando l'uomo esiste, fin dai tempi biblici. Yeah, it's our biological nature to be corrupt, I think. Probabilmente c'è qualcosa nella nostra natura biologica che ci corrompe, non lo so. Yeah, and it's a constant battle, and the best we can do. E c'è quindi una costante battaglia, e dobbiamo sempre fare il meglio di noi stessi. Is make sure to the best of our ability that we have the institutional structure in place to enforce the laws. Quindi dobbiamo fare il nostro meglio per fare in modo che di avere la struttura istituzionale tale da mantenere il sistema della legalità. And as an associate of mine once said, e un mio socio una volta ha detto, we've got to fight with the army we got. Dobbiamo lottare con l'esercito che abbiamo. And humanity is a work in progress. E il genere umano è un work in progress, è un progetto che si sta facendo. Non completo. Okay, ok, torniamo a parlare di altro dall'Italia. La Germania, la locomotiva tedesca rallenta, molti commentatori temono che stia arrivando, in realtà è già abbastanza nei numeri, un'ennesima recessione che colpirà l'Europa. Cosa pensi che sta per accadere? Ok, that's the best question yet. Questa è la migliore domanda fino ad ora. Something I know something about. Spero di saperne qualcosa. So I have exactly the same concerns. Ho gli stessi timori. And for 30 years I've been saying that monetary policy doesn't work. Allora, per 30 anni ho continuato a dire che le politiche monetarie non funzionano. You know, I had conversations with the Bank of Japan in 1997 or 98. Ho avuto conversazione alla Banca Centrale del Giappone nel 97 o nel 98. Questioning why they possibly thought quantitative easing was going to help. E gli ho chiesto, ma perché il quantitative easing, cosa vi fa pensare che il quantitative easing possa aiutare in qualche modo? Okay, and Randy Ray over here has been making the same points, you know, we've been doing this forever. This has been a core thing about MMT. We point out why monetary policy isn't going to work. Well, now it's been
Il professor Randall Rey è da sempre che spiega che quantitative easing non funziona. È qualcosa, diciamo, che abbiamo trattato da, fin dall'inizio, da sempre. Now after 30 years the Bank of Japan says, well, we just need a little more time. E dopo 30 anni la Banca del Giappone dice, no, ma abbiamo bisogno soltanto di ancora un po' più di tempo. Last year, Mario Draghi. E l'anno scorso Mario Draghi. After having gone to negative rates. Dopo che è arrivato a imporre tassi di interesse negativi. And quantitative easing. E quantitative easing. And nothing happens. E niente è successo. We just need a little more time. Ha detto abbiamo bisogno di ancora soltanto ancora un po' più di tempo. And Janet Yellen had said the same thing. They just need more time. Janet Yellen, la governatrice della Banca Centrale Americana, ha detto la stessa cosa. Dobbiamo avere ancora solo un po' più di tempo. Now they're starting to say something a little different. Adesso cominciano a dire qualcosa di un pochettino diverso. They're saying our models are broken. I nostri modelli non funzionano. The economy is not responding the way our models have forecast. I modelli, l'economia non risponde come i nostri modelli avevano suggerito. So now Europe's going into recession. Quindi adesso abbiamo che l'Europa è in recessione. The charts are going straight down. I grafici vanno verso il basso. They might miraculously turn around, but right now they're going straight down. Potrebbero anche miracolosamente fare un cambio di tendenza, però per adesso sta andando male. Because of Agent Orange, President Trump. Per colpa di quello che ha i capelli, il parrucchino arancione, il presidente Trump. And his tariff wars, or whatever, tariff man with his tariffs. E le sue tariffe, i suoi, diciamo, la sua politica di tariffe. Which is a big global tax. Che i dazi. Che in realtà non è altro che una grande tassa a livello mondiale. Causing a collapse in world trade and all the supply lines. Che crea un collasso nella catena di produzione internazionale, commercio internazionale, eccetera. So German exports are what, 50% of GDP? Quindi, non so, l'export della Germania è qualcosa come, non so, 50%, 15 o... Gross exports, I think, are 50. Che sono poco come il 50% del PIL tedesco. So if they drop 10%, there goes 5% of GDP. Quindi se diminuiscono del 10% le loro esportazioni, questo ha un impatto sulla Germania del 5% del PIL. And all of Europe's going the same way. E infatti tutta Europa sta andando nella stessa direzione. And they know now that interest rates don't work. E in più sanno che i tassi di interesse non funzionano. They've said we don't need to use fiscal policy, we don't want to hear about that. We'll use interest rates. We have monetary policy. Fino adesso hanno detto no, non vogliamo sentire parlare di politica fiscale, dobbiamo parlare soltanto usare soltanto la politica monetaria abbassando i tassi. And they're scared to death right now. They don't know what they're going to do. Però adesso sono straimpauriti, non sanno cosa fare, non sanno dove appendersi, dove appigliarsi. They know they need to use fiscal policy. Sanno che devono usare la politica fiscale. But they've got a lot of political capital tied up in keeping all the national deficits down. Ma hanno molto capitale politico investito nell'idea che non bisogna fare politica fiscale e bisogna andare avanti con la politica monetaria. And the Maastricht Treaty is cast in stone, 3% deficit, 60% debt to GDP. Il trattato di Maastricht è scritto nella pietra, 3% di deficit, eccetera. There's only one avenue open. C'è soltanto una via aperta, a quanto pare. Investment spending from the European level. Investimenti a livello europeo. One form it can take is the European Investment Bank issuing bonds and distributing the money to the national governments to use for infrastructure. Sì, un modo per fare una cosa del genere potrebbe essere quella di avere la Banca Europea degli investimenti che emette bond e distribuisce ai paesi membri risorse finanziarie per fare investimenti. It needs to be at least 5% of GDP every year, or maybe 10%. Per un ammontare di qualcosa come il 5% del PIL. Italy would get $70 billion a year for infrastructure spending. E l'Italia si dovrebbe beccare qualcosa come 70 miliardi di euro per fare investimenti in infrastrutture.
unemployment would come down to 3 or 4%, and the European Union would be a resounding success. E in un ipotetico caso del genere avremmo che la disoccupazione scenderebbe a qualcosa come 3-4% e l'Unione Europea ritornerebbe a potersi presentare come un successo. And at least for a little while everyone would forget that it's not a true democracy. E soltanto perché per un po', almeno per un po', tutti si dimenticheranno che non è una vera democrazia, è una repubblica democratica. That's the way people are. So, and to, for the source of this 600 billion euro a year. Quindi per quanto riguarda la sorgente di questi 70 miliardi di euro all'anno. The European Investment Bank would be issuing bonds of some kind. Quindi avremo questa banca europea degli investimenti che dovrebbe emettere dei bond, emettere dei titoli. There'll be some kind of an implied guarantee by the central bank, or the central bank may buy the bonds. I suspect more of an implied guarantee. Ci dovrebbe essere la banca centrale europea che o compra questi titoli o che esprime un'esplicita garanzia su questi titoli. So the interest on the bonds would be zero, just like German bonds are today. Così che il tasso di interesse su questi bond sarà zero, esattamente come il tasso di interesse che ci sono sui bond tedeschi oggi. And the success of the program would ensure that it continues. E il successo del programma, il successo di questo tipo di politica, sarebbe la garanzia per la sua continuazione. Okay, but I, and so anyway, that's how I see this unfolding, and maybe I'm being too optimistic. Questo è come vedo io la possibile evoluzione positiva della situazione all'interno dell'Unione Europea. Forse sono troppo ottimista. But as we say, it's my story and I'm sticking to it. Ma come si dice, è la mia storiella e starò attaccata a quella. Okay. About the Green New Deal. Il Green New Deal di cui si comincia a parlare in modo intensivo a partire dal dibattito americano che ha degli echi anche da noi, può rappresentare una svolta per un'agenda politica progressista? So, this 70 billion that Italy gets, presumably it's likely the what will be attached to it is to comply with the idea of the Green New Deal in terms of alternative energies and everything else. Beh, certamente questi 70 miliardi che l'Italia potrebbe ottenere per fare investimenti potrebbero benissimo essere legati a un progetto di Green New Deal, quindi un progetto anche in termini ambientalisti. I can't imagine you'd be allowed to get the money and go build a new coal-fired power plant. Sì, non è che mi immagino che voi prendiate questi, diciamo, soldi e poi andate a costruire un nuovo impianto a carbone. And because that much money is available, I see that as being directed to a Green New Deal for sure. Sì, quindi sicuramente io vedrei questo ammontare molto importante di risorse finanziarie allocato, direzionato a un progetto di Green New Deal. And this will represent what I've called a turning point for sustainable life on Earth. E questo sicuramente potrebbe rappresentare un giro di boa per quello che è la vita sul nostro pianeta. And I also like to say this includes progressives and conservatives. I think there's a consensus on this once the funding is available. E penso che si potrebbe benissimo ottenere che ci sia un largo consenso sia tra progressisti sia tra conservatori su una questione come questa ambientale. So it's not strictly something for the progressive agenda, it's for the agenda of everyone right now. Quindi non dovrebbe essere necessariamente qualcosa soltanto di un'agenda, diciamo, progressista o di sinistra, potrebbe essere qualcosa condiviso da tutti. And why do you think conservatives oppose this project? Perché pensa che i conservatori si oppongono al Green New Deal? I think it's based on fiscal conservatism. They don't want to see the national governments increase deficit spending. They're afraid of inflation, that type of thing. I don't think they're against clean energy.
Ma io penso che il motivo principale per cui i conservatori si oppongano a un Green New Deal sia per il loro timore, la loro comprensione del debito pubblico e dell'intervento statale che crea deficit. Non penso che ci sia nessuno tra i conservatori che sia in sé contrario a, per esempio, energie rinnovabili. Yeah, they're worried about the cost and the trade-offs where, you know, the, let's say, people with a green inclination are looking at a different set of costs and trade-offs. Sì, penso che la questione riguardi i dilemmi che hanno in testa e il modo di valutarli, quindi i costi e i benefici che sono diversi tra diciamo i progressisti e i conservatori, ma non in sé il fatto che i conservatori possono essere contro la tecnologia più verde. But once the funding's in place, I don't see any other way that it would ever get applied. Però se una volta che ci sono i fondi da allocare, che sono già lì, che quindi non ci sono costi o dilemmi nell'allocazione di risorse finanziarie, io non vedo questo grande problema nello sviluppare un Green New Deal. In other words, I don't see Italy having the funding in place and then subsidizing diesel cars. If anything, they'll subsidize electric cars. It's just not the direction anything's going. Sì, non mi sembra particolarmente plausibile, almeno non mi viene in mente, non vi vedo una volta che avete questi soldi come Italia utilizzarli per creare dei sussidi per le auto diesel. Mi sembra molto più realistico immaginarvi che li utilizzate per dei mezzi di trasporto elettrici o comunque ecologici. All right. Allora, ancora torniamo un po' ai rapporti difficili tra Italia e zona euro. Allora, in passato hai sostenuto che il governo italiano per rilanciare l'economia domestica avrebbe dovuto avere un piano A di aumento significativo del deficit pubblico concordato con le istituzioni europee e un piano B di uscita dall'euro e ritorno alla lira. Ora, questo argomento piano A e piano B sono sostanzialmente spariti dall'agenda politica italiana. Come commenti questo fatto che non se ne parla più, che non siamo più, non è più all'ordine del giorno? You know, I think the time has passed for talking about leaving the euro. Penso che il tempo sia un po' passato, siamo andati un po' oltre a un momento in cui è adeguato parlare di uscita dall'euro. Over the last couple of years there's been what has been perceived as a gradual improvement. Perché negli ultimi due anni, l'ultimo paio d'anni, c'è stato quello che è stato percepito come un graduale miglioramento. A whole generation has grown up with the euro who considers this as normal life. E c'è una generazione intera di persone che è cresciuta con l'euro e che considera l'euro, il sistema euro, lo stato della vita normale, una condizione normale. Yeah, so it's you know, and the bar has been set so low. E diciamo che il limite, la barra, l'asticella è stata posta a un livello talmente basso. When unemployment drops from 11% to 10.9, there's rejoicing, you know. Che quando la disoccupazione scende dall'11% al 10.9, questo basta per creare giubilo. You know, it's like proof that things are working, it's just going to take more time. E viene interpretato come la prova che le politiche stanno funzionando e che ci vuole soltanto più tempo. So the political support behind leaving the European Union is, it just isn't there. Quindi è un fatto che oggi il supporto politico all'idea di uscire dall'euro non c'è più, non c'è. And it's not obvious to anybody that the euro is a problem. E non è ovvio a tutti che l'euro sia il problema. Okay, Italy's had problems before. Perché l'Italia ha avuto effettivamente problemi anche prima dell'euro. High unemployment, alto livello di disoccupazione. But then interest rates went up. Ma quando i tassi di interesse sono aumentati, the currency went down. Il valore della valuta è diminuito. Yeah.
Governments turned over. Turnover, what you mean? Change of governments. I governi sono cambiati. And so this time, yes, we've had high unemployment. Poi sì, questa volta, ora con l'euro abbiamo alta disoccupazione. Okay, but you know, interest rates haven't gone up; they're the same. Ma i tassi di interesse non sono aumentati. They've gone down. Sono anzi diminuiti. Okay, there's been no inflation. Non c'è inflazione. Okay, the currency has been strong. If you go to travel. E la valuta è forte in termini di cambio quando andate all'estero. So it's got the appearance that the only thing that's been okay through the whole crisis is the currency. Quindi ci sono degli elementi che fanno potrebbero suggerire che l'unica cosa che va per il verso giusto è proprio la valuta in questo periodo di crisi. So why would anybody want to leave the currency? That's the only thing that's worked. Ma allora perché dovremmo lasciare questa valuta quando è l'unica cosa che effettivamente sembra funzionare? Now, ironically, it is the management of the currency that has caused all the problems. Ma ironicamente è proprio la gestione della valuta che ha creato tutti i problemi. But it's not obvious to anybody in the street. The opposite is obvious to people in the street. Ma non è assolutamente ovvio a persona media della strada. Anzi, quello che pare ovvio è esattamente il contrario. So the whole idea. You go to Greece right after the vote to reject the Troika. Remember that? Vi ricordate in Grecia subito dopo il voto per rigettare il programma della Troika. They had 60-70% support for the vote to reject the Troika. Hanno avuto il 60-70% di supporto per espellere, per rigettare la Troika. And 70% of Greeks said they would prefer to have the Germans run the money than to run it themselves. Mi sa che ho sbagliato. E comunque c'era il 70% dei greci che avrebbe preferito che i tedeschi avrebbero gestito la loro valuta piuttosto che the Greek leadership. Che lasciarlo alla leadership greca. You know, they had a horrible crisis, it's still going on, but thank goodness the Germans were running the money, at least that's okay. Quindi in Grecia erano in una crisi spaventosa, però erano i tedeschi a gestire la valuta e erano contenti almeno di questo. It's just counterintuitive that there's some problem with the money that's causing the other problems. Cioè, è veramente molto controintuitivo pensare che sia la valuta a creare gli altri problemi. So now that, however, in the last few months, now that the economies look like they're going down. Ad ogni modo, gli ultimi mesi che la valuta pare peggiorare, andare male. If the economy does go into recession. Se l'economia effettivamente va in recessione. And unemployment does go up. E la disoccupazione aumenterà. And the European Union does not increase deficit spending with these investment programs. L'Unione Europea non aumenta gli investimenti pubblici, per esempio con questo esempio che vi ho fatto prima con il programma europeo. But instead tries some new monetary thing that isn't going to work. Ma ancora una volta cerca soltanto di applicare qualche nuova politica monetaria che non funzionerà. Then things could deteriorate enough for people to want out. A quel punto sì, le cose potrebbero deteriorarsi a punto tale che anche le popolazioni, i popoli vorranno lasciare l'euro. Okay, let me add one other thing here that's been supporting growth for the last year or so, couple of years. Lasciatemi dire qualcosa su quello che ha sostenuto la crescita negli ultimi anni. A few years ago, Mario Draghi tricked the Chinese and other international portfolio managers. Tricked. Qualche anno fa Mario Draghi ha fatto un piccolo trabocchetto con una serie di operatori finanziari cinesi internazionali. He announced we're going to do quantitative easing and we're going to do negative rates, and they all started screaming if you do that, there's going to be hyperinflation and we're going to sell all our euros. Ha detto adesso facciamo il quantitative easing, abbassiamo i tassi di interesse e questo aumenterà molto l'inflazione. And Mario Draghi said, okay, and so he did it, and they sold their euros.
gli operatori hanno detto: se fai questa cosa qua, allora venderemo i nostri euro, che vorrà dire che il valore dei nostri euro sarà diminuito. E Mario Draghi ha detto: ok, fatelo. Yeah. And so this technical sale of euros, I think reserves were reduced from 28% of portfolios to 15 or something like that. E questo enorme, questa enorme vendita di euro sui mercati internazionali, gli euro detenuti da portafogli sono diminuiti dal 28% al 15%. That drove the euro down from 140, 145, all the way down to 100, che to the dollar. Ha portato al deprezzamento del cambio dell'euro, da 1,40 a 1,15, 1,10. Almost a 50% drop, right? Quasi una diminuzione del 50%. Now notice everybody says, what if we go to our own currency and it drops 50%? Well, the euro just did. qua tutti pensano che se torniamo alla nostra valuta nazionale, allora il cambio diminuirà del 50%. Beh, quello che in realtà è successo con l'euro. Well, because there was no domestic inflation, because demand was so weak. Ma per via del fatto che la domanda interna era così bassa e l'inflazione interna era così bassa. Real wages of Europeans measured globally came down a lot. In realtà i salari reali degli europei, diciamo equiparati a livello globale, sono diminuiti. But exports went up. But exports went up. Ma le esportazioni sono aumentate. And that was Draghi's plan, export-led growth. E questo era in realtà probabilmente il progetto di Draghi, no? Di fare aumentare le esportazioni. Crush the real standard of living, but drive exports. Quindi far deperire drasticamente lo standard di vita reale delle popolazioni, ma far aumentare le esportazioni. Okay, so and unemployment came down gradually. E la disoccupazione effettivamente diminuì gradualmente. But now that's all been undone by the tariffs and the trade wars. Ma adesso tutto questo costruzione è stata un po' smontata da questi dazi e queste guerre commerciali partite dagli Stati Uniti. And so when as that's turning down, exports are turning down, this is now we're at this critical juncture. E appena quindi le esportazioni adesso cominciano a diminuire, diminuiranno, siamo a una biforcazione. And I'm looking forward to this causing the last piece of the puzzle to fall into place for the Eurozone. E sono come dire molto incuriosito, guardo con interesse all'evoluzione della situazione in Europa, which is deficit spending coming at the European level to support growth and employment. E che consiste nell'aumento di deficit spending a livello europeo per rispondere all'aumento di disoccupazione. Supponiamo che questa idea di deficit spending per aumentare l'occupazione a livello europeo, come molti pensano, sia politicamente impossibile. Quali sono allora i rischi economici e finanziari di una rottura della moneta unica e come è possibile minimizzare questi rischi? Okay, so right now the risks of breaking with the euro system, I'd say, are enormous for Italy. Beh, ad ora i rischi connessi all'uscita dall'euro sono molto grandi per l'Italia. For one thing, the Constitution has a balanced budget requirement. Allora, prima di tutto abbiamo che la Costituzione ha pareggio di bilancio, contiene il pareggio di bilancio. So if you start with a new currency and you have to balance the budget, it'll be even worse than things are with the euro. Quindi se uscite dall'euro e poi con la lira fate pareggio di bilancio, le cose non possono essere che peggiori che adesso. And I haven't seen anyone in the leadership of any of the political parties recognize this and or be prepared to take proper action here. E io non ho visto nessuno prendere in considerazione questo aspetto del deficit tra i leader politici che avete. To answer your question,
the risks of leaving right now would be enormous. The expertise just isn't in place to do it in a way that would be successful. Quindi dato che le competenze, le conoscenze non ci sono, dato questa situazione, effettivamente uscire dall'euro oggi potrebbe essere molto pericoloso. We are trapped. We are trapped. Siamo in trappola. Yeah. Okay. Ok, come vedi il futuro dell'eurozona in generale? Ok, I am optimistic, though it's probably going to get a little worse before it gets better. Sono ottimista, quindi penso che andrà ancora un po' peggiorando prima che migliorerà. The important thing is the leadership I've spoken with now know that monetary policy does not work. Per me l'importante è sapere che, diciamo, le leadership con cui, gli ambienti leadership con cui ho interloquito, adesso hanno capito che la politica monetaria non funziona. It's taken them far too long and at far too high a cost to learn that, but they finally got the message. Ci hanno messo veramente tantissimo e questo ha comportato altissimi costi dal punto di vista sociale, però alla fine l'hanno capita a quanto pare. And they also know that fiscal policy does work. Every economic forecaster supports the idea that fiscal policy does work. E pare che abbiano anche capito che la politica fiscale funziona. Qualsiasi economista che fa delle previsioni potrà dire che la politica fiscale funziona. In the talk of investment bonds at the European level is increasing. There are more and more proposals being brought up for discussion every month. E i discorsi riguardanti questo progetto, qualcosa come questo progetto di investimenti, quindi questi bond di investimento a livello europeo, negli ambienti europei sono aumentati ultimamente. So I'm cautiously optimistic that these euro bonds are coming and that they'll be in sufficient size to turn things around and create a whole new Europe. Quindi sono abbastanza fiducioso che nel futuro un progetto come quello descritto di investimenti a livello europeo possa prendere forma e migliorare la situazione. With European level deficit spending allocated to the national governments of at least 5% of GDP, things would improve to the point that the European Union would be declared a resounding success. Con un piano di investimenti, un piano di investimenti a livello europeo che allochi risorse finanziarie nei vari paesi membri per almeno il 5% del PIL, le cose miglioreranno drasticamente. Ok, grazie mille Warren Mosler, grazie per essere venuto a parlare.